Adesso non inizia il record. Ok, è iniziato adesso. Stiamo streamando live. Sì, stiamo streamando live. Allora. No, non stiamo streamando live. Siamo partiti, siamo partiti. Con la rec, su YouTube sarà così, eh. Oh. FT2 sono, non lo vede su Twitch. Allora. Benvenuti al terzo appuntamento estivo di Tekken in Sardegna. Qui è il vostro solito Hendrix. Siamo a Carbone, al Fire One. Forse la, se passate in Sardegna vi consiglio di passare. E qui a Carbone. Ora abbiamo metalli. Ok. Qui adesso abbiamo Bruno Fuia contro Reaper, delle vecchie conoscenze che non sono venute nello scorso torneo. Vediamo cosa succederà. Oh, chiudetemi la porta che mi sento in eco. Chiudetemi la porta che mi sento in eco. Commenti, come prima. Ah, mia, non c'è l'altro pollo. Ok. Pinguino ci ha lasciato. Ok. Allora. No, niente, che mi sento in eco dalla TV, però pascialla. Non mi alzo il volume delle cuffie. Che non mi sento io. Non so, ho perso la musica di gioco. Bello. Reaper sta usando Claudio. Hopkick sul nulla. Bruno Furia più vita. Bel punish. L'audio di gioco non si sente da lì forse? Sì, mi pare di sì perché c'è l'eco. Prova. Si sente. Io parlo, io mi sento. La musica di gioco si sente. Ok. Flotta il prossimo, Matte. Ok, run in 2. Reaper sta avendo dei problemi con Bruno Furia. Bruno Furia si è allenato. Ricordiamo, droppa il basso flame safe. Flotta di nuovo. Ottimo screw. Giù 3-2. Non si sente fuori l'audio di gioco. Infatti, lo sto dicendo quello. No, no. Non so quale problema. Devi aspettare il kicko. Sì. Allora, aspetta. Vediamo un po'. Questo quindi non serve più praticamente. Non serve più, Andre. Cosa? Questo qua non serve. Ok. Sì, il problema è che non c'è la musica di gioco fuori. Non si sente neanche io, la sento. Martino si è messo le cuffie per quello. Ah. Bello. La musica di gioco non si sente perché uno dei player ha messo le cuffie. Quindi, scialli. Attenzione, Bruno Fuia 2-0 contro Reaper. Non riesce a capitalizzare qua il Reaper. 1-2, ok, ottimo pressing. Giù 4, indietro 4. È safe, ottimo raising 4 di Reaper qua. Moon kick, non ci credo. 3-0 così. Reaper, cioè, spinacci subito da prendere. Bruno Furia, vediamo se c'è un cambio PG da parte di Reaper. Sì, ragazzi, voi potete giocare. No, ricordatevi, mi dovete dire i risultati alla fine, ok? Porco Diaz. Non riesco a mettere i punteggi. Bruno Furia. Attenzione, Reaper farà cambio PG probabilmente. Ha studiato Claudio, allora. Claudio è il secondo PG. Ah, è vero. Ci dico con la regia che Bruno Furia è il secondo PG, era Claudio, quindi forse per quello che è stato avvantaggiato. Vediamo un po'. Sta frizzando la play, cioè lo stream un attimo. Ok, onesto. Mica, ma io devo fare tutto a fuoco dopo. Che bei momenti. Vabbè. Gioco anch'io? Ne faccio. No, ma fammi fare tipo un sacco di partite, poi faccio pausa. Cioè, Maurizio, facciamo così. Ok, DF1. Attenzione, un'altra marcia con Lars. Ottima spazzata. Se ne va. Avanti 22. Ah, se fosse safe col calcione, invece no. Di nuovo run in 2. Ottimo basso. Moon kick riprende. Potrebbe essere finita qua se la gioca bene. Gatling gun? No, va bene così. Ottimo basso. Ottima spazzata. Reaper deve inventarsi la fantascienza. Mangia UF3, mangia run in 2. Forse la super? La fa. Vediamo un po'. Forse è morto così. Zeus alla fine, che piace un po' a tutti. 1-0 per Reaper, comunque la sta sudando anche col suo main. Flotta, non sfrutta il floating. Boom kick sul nulla. Trade.
Running 2. Running 2 di nuovo. Non so con quale decenza l'hanno messo Armored questa mossa. Spin kick ritardato. Craccata di piede, spazzata. Vediamo cosa riesce a fare. Sì, avevano tutta un'altra marcia con Lars. Presa speciale, non viene skippata. Boom boom. Ottimo pressing sul muro. Non poteva fare niente Bruno qua. Vediamo un po'. DF1. Attenzione, spazzata. Vediamo un po' se... Runny 2 di nuovo. Moon kick. Questo moon kick sta entrando con una precisione millimetrica, veramente. Sul muro non flotta benissimo. Ottimo punish del basso. No, doppio alto, poteva skipparlo e punire, peccato. Switch in music. Droppa la preda in corsa. Non droppa. No, Anaconda Tail, non è entrato. Punisce lo svolazzo. No, meno 20 lo svolazzo? Sì. Ma veramente? L'hanno nerfato? No, è sempre stato meno 20. Davvero? Io mi sono sempre cagato in mano, stavo fermo. Ok, buona sapersi. Uno pari per Reaper, attenzione. Recupera il match perso. Vediamo se ci sarà un cambio per Bruno Furia. E invece c'è una rivincita. Non frizzarmi, per favore. Il freezing è amore. Ok. Whiff l'ha presa. Poteva fare un punish onesto. Ottimo pressing da parte di Reaper. In contrattacco! Farà malissimo. No, droppa la combo, peccato. Moon kick di nuovo. 100% che entra il moon kick a Bruno, ragazzi. Cioè, questa è una statistica, ve la do in diretta di nuovo! Si abbassa troppo. L'emozione non ha voce, probabilmente. La stringa si conosce anche da Tekken 3. UF3, salva tutti. No, non skip la presa speciale, peccato. Bruno si è mangiato un round, il calendario è sceso, tutti santi, siamo un presepe, vediamo un po'. Drift, sì, come cazzo si dice, Wi-Fi, il moon kick, guerra tra moon kick questi due personaggi, mantenendo solo Xeyu a caso. Ola. Moon kick, a colpi di moon kick entrambi, presa generica, viene skippata. F3 prende di sidestep, va bene, droppa! Vediamo cosa riuscirà a fare Bruno. Attenzione. Ottimo whiff attack che ha fatto. Safe moon kick, veramente. Onesto. Ottimo sidestep. Moon kick non è entrato, il primo che non è entrato in queste partite. Devo cercare di, non so, di inventare la fantascienza. Skill la presa speciale. Peccato. Quanto robe? Bisogna mettere una transenna qua, tipo, almeno. Attenzione. Giù 3. Chi era contro Fire 2? Ti ricordi il nick? No. Scusa, il nick Papero. Ok. Sembra sta gestendo un po' meglio qua Bruno. Rani 2. Wi-Fi non punisce. Moon kick di nuovo. Fedele moon kick di Bruno. No, Wi-Fi la combo. Vediamo cosa riuscirà a fare. Non ci credo. Un altro attenzione. La wifa. No. Mamma mia. Bruno, ci ho mangiato. Cioè, è diventato obeso a furia di mangiare il round. Peccato. Una bella partita. Cagamento di mattoni. Questo Claudio non dà più gioia come un tempo. Peccato. Peccato. Mi chiedono la regia chi è il prossimo stream. Allora, il prossimo stream. Ok. Stacca quel cacchio di cuffia dal mi. C'è la musica di gioco fuori? Io non la sento qua. Porco dio. Lo so. Volume di gioco. Però è ba. Bisogna attaccare le cuffie, ecco perché. Sono Simo a sinistra e Mauro a destra. Maurizio Simo? Allora, chi è a sinistra, mi hai detto? Sei a destra o a sinistra? Sei a destra o a sinistra? Destra o sinistra? A destra.
Va però. Devi giocare. Green. Ma porco. Sì, come è finita? Per capitano. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Porco dia. Ragazzi, Mauro si sfiderà con Clever Simo, per motivi sconosciuti non funziona. Porco dia. Kazuya Mishima. All Phoenix. Non funzionano più le scritte. Non funzionano più le scritte, non posso cambiarle. Get ready for the next battle. Ah, dietro. No, ma è giusto, è l'unico giusto, devo mettere qua Simo. Vaffa, non so come cazzo hai fatto. L'ho schiacciato a destra, sto cazzo, avvocato. Commento, grazie. Niente. Porco Diaz, ole. Faffa, cuff. Attenzione, Clever Simo Mauo. Potrebbe esserci una vendetta dello scorso torneo dove si sono sfidati i due. Ovviamente Maurizio usa Kazuya e Simo Fall. Sarà una bella partita. Bello. Ottima posizione. Non lo sapevo neanch'io. Elettrico Demon. Di nuovo Demon. Non punisce. Indietro 4. DB4 non entra. Resin 2-3. Bella. Un medio che prende anche da terra. No, in teoria no. Elettrico che mangia di un'occhiata. Ottimo. No, peccato, potevo punire col Death Fist. Attenzione. Ottimo. No. Cancan, non si sa dove è entrato. Non ci credo. Cose. Primo round per Simo. Cancan for the win. Whiffa il Death Fist. No, potevo punire meglio. Anche col God Fist. Ottima punizione del Raiden 2-3. Boom, boom. Non scende giù. Non tutta la combo. No, non punisce. Quando indietro 2-1. Rage Drive di Death Fist. Si può punire, non punisce, indietro, avanti 4, di nuovo, DF contro 4, Demolition Man. Death Fist. Simo. Attenzione. Giù 1. Pensa di sì, penso il calcione. Avanti 22, ah no, avanti 22, forse sì. No. Armored, che non so quando gli sia convenuta. Vai, potevo punire con il Godfist, pensate. Preda speciale, non viene schippata, forse si scende. Non tenta lo screw, peccato. Olè. Non punisce. Ok, questo è safe. Armored. Avanti 3, avanti doppio pugno. Demolition Man, non lo completa. Giù 3. Ricordiamo che Maurizio è il re dei recuperi. La striga completa. Forse finisce qui. Non ci credo. Vabbè. Round 4. Sì, questo stage fa un po' cagare, la mettiamo candidamente. Preda speciale, si scende di nuovo. Ultimo piano, ultima fermata. Oh! No, poteva ancora riuscire a convertirla. Dio, elettrico. Mamma mia. No, troppo il Dragon Kick. Mamma mia, lo spacing. Mamma mia, doppio alto schivato ma non viene punito. Death Fist. Armored. Mamma mia, ha fatto un malissimo in contrattacco. Demolition Man. Elettrico. Può finire qui. Finisce così. Due pari. Mamma mia. Simo sul pezzo. Sì, è il primo patch. Due pari. Simo è sul pezzo. Dopo l'allenamento super sexy è sul pezzo.
Ve lo spiego dopo nei commenti, ragazzi, se fate domande. Ah no, non forse è altro. Non punisce quasi due. Rage Drive. Fintona. Di nuovo basso, lo punisce benissimo anche prima. Avanti il doppio pugno. Avanti 4! No, dopa! Non ci credo! No, vabbè, ragazzi, io non resisto tutta la giornata così. Cioè, ho le mie colonnari da 95enne che mi stanno esplodendo. Ok. Un giga? Sì, sì. Per quanti minuti? Tutti questi che da quando è iniziato? Sì. Penso che è un Q, non lo so. Non lo so, non ho settato quelle robe. Speriamo. Maurizio Simo, non c'è stato un cambio campo, io l'avrei subitissimo cambiato perché mi sta sull'ano questo campo. È stato cambiato il campo, ok. Speriamo che poi lo stream non laghi, l'ha messo da. Io non sta, però non laghi lo stream, non so che dirti. Ragazzi, cioè, questo c'è un cavolo del cazzo qui, ragazzi, quindi state attenti. Ok. What a sidestep! Dead fist. Avanti 4. Ah, elettrico. Non farà bello. Un boom sul muro. Riesce a completarla? Mi sa di sì. Stone Edge! Vediamo se riesce a convertirla. Quasi. Indietro 4. Può punire. No, pretenzioso il Rage Drive. Andava lock, però. No, Demolition Man. Non lo so, non lo stream cagone. Grande Perry. L'ignoranza è potenza. Bellissimo. No, ho fatto 4. Jesus. Troppo rischioso. E di nuovo Death Fist. Deve punire. Ottimo basso. Oh no, no. Just frame. Entrava la spallata. Entrava. Mio Dio, non ci ho creduto abbastanza. Da 12. Entrava. The just frame. Ha fatto di un frame più tardi. Porca trota. Ottimo Armored. Death Fist è andato a ricerca. Avanti minchia, che blocco. E il whip for the win. Indietro 4. E il whip. Ottimo. Diciamo un hop kick. Quello è l'hop kick di Kazuya. Whipato, non punisce. Oh, è stato un medio. Indietro 4 for the win. L'ignoranza è potenza. Tekken 3 ringrazia. Demon. Mamma mia, questo elettrico dove è entrato. Jesus. Sul muro. Non riesce a fare la combo completa. Ottima punizione. Demon in contrattacco. Elettrico perfetto. Tentava il Rage Drive. Sim Pressing, ma troppo pretenzioso. 2-1. Ultimo piano. Presa speciale. Bella. Si è già dato un terzo di vita così. Armored. Wall flat. Ottima conversione. Non converte le Mauo. Andiamo 4, avanti 4. Demon. Whiffle Death Fist. Attenzione. Death Fist di nuovo sul muro. Demolition Man. Rischioso. Ottima punizione di 3-2. Boom boom. Elettrico. Non prende indietro, avanti 4. Spesa speciale, schippa. No, whiff fatto più alto. Non finisce la stringa, da DDP 4. Rageard, non credo che entri. Giù 3, peccato. Simo, ben giocata. L'onestà e potenza. Sì, ci siamo studiati. Ho uno stream bello della regia, ci chiedono. Peccato, Simo. Minchia, prima non so come è entrata, già frame era la spallata sul Rising 3. Troppo tardi di un frame. Dio santo. Mi serve prossima partita. Tu contro chi? Contro Death. No, non siamo d'accordo. Roberto, vai. Posizione sti. Ok, destra o sinistra? Tu a sinistra, io a destra. Ok.
Signori, vi stiamo provando a dare le migliori partite nello stream. Abbiamo GNP Coif e Fire 2A che è arrivato primo nello scorso torneo, signori, quindi ne vedremo delle belle. Che il vecchio nick era Roberto nello scorso torneo. Io non cercare a me, cerca a loro. Ecco qua. Ah, gli ha acceso un bambino. Chi è Leonardo? Potrebbe essere quello che c'era un altro incazzato nel tuo girone. Non lo so. Sono tutti così, ci sono due. Sì. Devo controllarlo. Ma è forse Elsarin? Elsarin. Elsarin è in fido, io non lo sottovaluterei più di tanto, Stiamo aspettando con ansia lo stream. Perché non c'è lo stream, ragazzi? Perché non c'è la partita? Dov'è Roberto? Okay. Siamo ripartiti. Ragazzi, vi ricordo, se volete vedere la partita del principale, c'è fuori il televisore obeso, eh. Vediamo, allora GNP Coif lo vuole vendere o Katsuya o Paul, mentre il signor Roberto, che ha fatto i numeracci con Nina, sembra prenda Elisa. Panda no, per favore, le mie catarate. Qualcuno mi trovi Druega, comunque. Saluti. Attenzione, la prima volta che vediamo Elisa in tournament. Vediamo cosa riuscirà a fare GNP Coif. Campo senza muri, potrebbe avvantaggiare molto Elisa. Round 1. Fight. Robert sta giocando. Dark Way. Druega. Ci sono io e Druega che non ci stiamo, possiamo giocare. Allora viene, fa giocare Maurizio. Attenzione. Ottima punizione. E il whip. Giù 3. Avanti 3. Elettrico nell'occhio. Attenzione, ok. Dolphin dive for the win. Slide di basso. Ad hoc in basso. Lo creva il piede. Soled. Onesto. Round 2. Fight. Ultima cosa. Boom boom. Attenzione, l'ebola di Elisa. Ha vinto comunque GNP Coif. Questa è la sfida delle teste di serie, perché si è ancora molto indecisi su chi deve essere testa di serie tra Roberto e GNP Coif. Bello questo lag, mi è piaciuto. Armored che non è servita a nulla. Ad hoc in basso. Finta, ma non è servita. Basso, dietro 4. Vediamo cosa riuscirà a fare. Di nuovo l'ebola, sta arrivando. Mamma mia, uso una barra per finire così. Un po' sento bestemmioni da qua, da parte di GNP Coif. Lancer. Ah, non è Lancer. Imparabile, mi sono spaventato anch'io. Metà vita si è andata così. What a block, ottima punizione.
Boom, un terzo della vita se ne va. Avanti 23. Armored. Tipo con connette con solo con quello, ma forse con una barra. Whiffa. No, non, beh, no, qui non conosce Lisa, che nessuno conosce, perché è veramente di nicchia ormai, perché la, è tutto DLC. La con uppercut. 24. E il whip. Indietro 4. E il whip di nuovo. Sembra Elsa che fa i due abbia dei problemi con i bassi. Vabbè. Comeracci. Bello, salta la palla. Super. Farà malissimo. Globo viola. Metà vita se ne va così probabilmente. No vabbè, un terzo netto. Ha finito i trick però. È il win for the win, due pari. Se la sta cavando piuttosto bene qui JMP Coif. Pensavo avesse più difficoltà. Ad Oken. Draco kick. Di nuovo entra in sense. Ottimo block. Questo è safe. E il whip che ha preso la cross map. Armored, ottimo trade più o meno. È stato uguale per entrambi. Dragon kick, ottimo whip. Però non pulisce adeguatamente. Arriva l'ebola. Non riesce a flottare. Rage drive. Demon pretenzioso. Vediamo cosa riusciamo a fare con quella poca vita. E il whip. Indietro 4. Cioè avanti 4. E il whip di nuovo. In contrattacco. C'è ancora. Attenzione l'ebola. Schicchera nel pene, che lo ammazza così. 1-0 per cosa? Vediamo un po'. Roberto, cioè fai 2A. Ho preso il primo coso, 3-2 coso. Fai. Ok, quindi io. Welcome to the King of Iron, Elisa. Di nuovo Elisa, non può cambiare ovviamente, c'è sempre la regola che il vincente non può cambiare il personaggio. Vediamo un po'. Get ready for the next battle. Si è cambiato PG, JMP Coy, forse usa Paul. Non l'ho visto. Preso Paul. Vediamo cosa riuscirà a fare. No pain, no gain. Round 1. Fight. Vediamo un po'. Boom. Dead fit nell'occhio. Ok. Ok. Non converte. Presa speciale, viene schifata. Death Fist. Riparte l'ebola. Qui conosce come uscirne. Tripla, doppia spazzata. Mamma mia, ha seguito la Dokken con lo sliding, usando una barra. Non è stato onesto. Presa speciale. È entrata. Peccato non ha visto il muro. Bello, metà vita si è già andata così. Spallata. Sta giocando molto a cazzo dura adesso JMP Coif. L'ebola. Potrà punire forse con qualcosa di più easy, come una spallata. Ottimo sidestep. Avanti 4. Giù 1. Ottimo block. Forse finisce qui. Adesso lo rivedo. Però pugnetto è giù 1 però. Giù è giù 2. È vero. Sì, ma se fai il doppio backdash ti salvi. Sì. Boom. I danni. Doppia barra. Ottimo lo parry. Death Fist. No, drop il Death Fist. Drop anche la combo. Mangia un armored. Avanti 4. Ottimo lo parry. Mamma mia. Jam Coif. Sul pezzo. Demolition Man. Super. Ha frenato però. No, ha fatto la presa speciale. No. Forse è morto. Forse ha uno di vita. No, vabbè. Dov'è la decenza? Dov'è la gloria? Non qui, signori.
andate a vedere l'occhitti se volete vedere un po' di gloria, è meglio. Aia. Craccata nelle tibie. Whiffa, non punisce. Giuno. È il Demolition Man. Non punisce la Resin 4. Minchia, dominando. Giuno. Doppia barra, vediamo se riesce a recuperare. Mamma mia, questa mossa fa malissimo. Sono due medi e un basso. Attenzione. Di nuovo. Presa speciale. Mamma mia. Tenta il recupero magico. Mangia una barra. Giù 3. Attenzione, di nuovo il rage. La Dokken. Giuno. Giuno 4. Due pari di nuovo. GV Coif. Tenta il recupero magico. Non punisce. Avanti, avanti 4. Adesso riesce a convertire. Non converte. Peccato. Resin 2 su nulla. Shoryuken. Mamma mia, la combo che sta uscendo. Di nuovo un'altra barra. Mamma mia, metà vita così. Mi dicono che è onesta, ma io dico di no. Non riuscirà a più come recuperare. Bella. Bellissimo. Hanno la vita pari. No, giuro. Super forse tira troppo pretenziosa. Ottima punizione. No, finisce così. Mamma mia. Ottima partita. Ci siamo un po' cagati in mano qua dalla regia. Adesso non so chi deve giocare. Mi è sparito il controllo a partite. Ma trovami in death. Sta giocando Maurizio. A chi gioca adesso? Ha vinto Roberto 2-0. Ok. Stiamo aggiornando i punteggi, signore. Un attimo, non so chi c'è nello streaming. Non so chi è la streaming comunque. Mauri, mi sa che streaming lo gioco io nel frattempo. Andre, contro chi sei in streaming? Bellissimo! Buonasera, Carbonia! Allora ragazzi, salve a tutti, sono Mauro e sto facendo adesso da sostituto di Hendrix perché giocherà in streaming contro Reaper. Dovete aiutarmi per mettere i nomi, ragazzi. Datemi una mano, non so che tasto devo premere. Comunque abbiamo Reaper a sinistra, Hendrix a destra. Ok, ce l'ho fatta da solo.
Reaper. Ah, Hendrix a sinistra. Ok, allora cambiamo il nome. Hendrix. Gesù Cristo. Ok. Ok. 2 a 1. Attenzione, entratore di campagna. Bene, FT2, Hendrix contro Reaper. Kazumi Mishima. Come sta andando Jundel? Jundel ne ha vinto una perché ne ha giocato una. Ancora un punteggio pieno. Bene ragazzi, allora Hendrix contro Reaper è un match abbastanza nuovo, anche se due sono tra le teste di serie di Tekken Sardegna, tra i player più bravi. Hendrix sempre con Kazumi, mentre Reaper con gli upkick di Claudio. Contro Leonard era 2-0, 2-1 per Bruno. Contro? Leonard. Non lo so, dovremmo chiedere. Bruno Furia in cassa centrale. Bruno Furia. Non c'è spazio per i dilettanti. Eccolo qua, è qui, è qui. Ok ragazzi, stiamo iniziando. Non ho capito che stanno facendo. Che cosa è successo? Si sono dimenticati di settare i tassi, perché tanto è presto per il torneo, quindi c'è tempo da perdere. Round 2. Io 2. 2. Perfect. Round 3. Fight. Perfect. Senti l'odore di more. Sì, hanno fatto un match a vuoto perché hanno dimenticato di settare i tasti. Bella la modalità torneo. No, con Jundel, tu ci hai fatto con Panzerotto. Sì. Quanto hai fatto? 2-0. Ok. Contro zio Edo. Vai. Welcome to the King of Iron Fist, Kazumi Mishima. Ma la webcam per i player è già attiva oppure no? Guarda, non lo so Kiko, io mi sono appena seduto. Quindi non lo so. Devi chiedere ad Andrea che era qui. Tranquilli, stiamo facendo delle prove. Per aggiungere poi anche la webcam per i player. Ok. Dobbiamo settarla, poi lo faremo dopo. Bene, la volta buona, stiamo partendo. Hendrix contro Reaper. Stage diverso da prima. Sì, esatto, Kiko, fai un po' giocare anche gli altri gironi che andiamo avanti. Niente di più facile. Round 1. Muy bien, si inizia. Subito spacing da parte di Reaper. Entrambi i PG che hanno un well run in due molto forte. Per adesso molto equilibrato. Si studiano ancora, attenzione, e il sweep da parte di Kazumi. Punisce bene il rialzo di Claudio. Claudio punisce il basso ma non al meglio. Adesso Reaper è contro il muro però in rage. Vediamo se riesce a fare il meglio. Niente, Hendrix la chiude qui senza fare possibilità di usare la rage hard o rage high. Questa volta parte meglio Reaper. Buon pressing con Claudio. Crash all'up kick. Adesso punisce nel modo giusto. Juggle completa, porta a muro. Vediamo che fa poco danno Claudio in juggle. Kazumi in rage. Hendrix molto bravo a parare il basso. Sfrutta la rage drive parata da Reaper. Molto bene. Reaper si porta sull'1 pari. Round 3.
evita bene il guaranni in due di Claudio Kazumi. Entra la presa. Vede molto bene il basso di Claudio Hendrix, riesce a punirlo altrettanto bene con questo 4-4. Adesso per il pushback dato dalla mossa non è stato possibile punire, non si abbassa sul secondo colpo il Reaper. Andrea sfrutta bene la sparizione di Kazumi all'indietro per far whiffare le mosse di Claudio. Come prima vediamo se Reaper, niente, non riesce ancora a sfruttare la rage. 2-1 per Andrea. Notiamo tensione come per due volte su tre non abbia punito bene il Sweep con un rialzo. Però entra Warren in due. Si studiano i due player. Andrea punisce bene il colpo a vuoto di Claudio. Entra anche la presa. Leggero vantaggio, attenzione wall split. Claudio entra in rage. Rompe la presa. E niente, Andrea chiude così. Tutti e tre i round che ha vinto Andrea. Non ha permesso a Reaper di usare la rage per una rage 8 o rage drive. Cambio personaggio forse, vediamo. Dobbiamo aggiornare. Dato, puoi mettere uno ad Hendrix. Sono 1-0 per Hendrix. Col tasto destro. Ok, grazie. No, basta che premi fuori. Premi qui. Così, per. Hai già giocato tuo? Ancora no. Sei qui, vero? Guarda che se ne vuoi c'ho anche acqua, eh. Ok. Vediamo, non ho visto chi ha preso il Reaper, prende Lars. Attenzione, cambio, come prima nello streaming. Vediamo se Lars ribalterà le sorti dell'FT2. Andrea, fedele alla sua Kazumi. Round 1. Fight. Subito Andrea, aggressivo con un buon pressing, buon poking. Però molto bravo Reaper a rompere la presa. Andrea lo fa whiffare, punisce bene con anche uno stop a terra. Come prima Reaper a muro, vediamo se riuscirà a uscire. Converte molto bene in juggle. Ottimo danno anche per terra. Come prima lo fa whiffare. Si abbassa bene sul secondo colpo. Sequenza di bassi, di cui il secondo entra, 1-0. Fase di studio, parano bene, adesso Andrea ha messo a segno dei colpi, metà vita per Lars, potrebbe convertire tutto con una juggle o con un bel counter. Niente, entra l'air sweep di Kazumi, attenzione in counter, poteva chiudere lì, non ne approfitta, vediamo se sarà abbastanza per Reaper, rompe la presa. Andrea prova a chiudere con la tigre, niente, power crash, 2-0. Round 3. Fight. Sembra che Reaper non riesca ancora ad adattarsi allo stile di gioco di Hendrix. Attenzione, adesso fa un screw. Porta Kazumi al muro ma non riesce a fare danno aggiuntivo. Ottima power crash. Ha crashato pure il padre di Lars. Off kick. Porta a muro. Presa 1+2 che non viene rotta da Reaper. Vediamo se è abbastanza. No, manca poco. Potrebbe fare un recupero. Niente. Si conclude così. 2-0 per Hendrix. Che ha chiuso tutti i match allo stesso modo. Con un basso normale. Ok. Andre, ti cedo. Fatemi. Allora. Dovete vedere voi chi ha i gironi. Ditemi Kiko, Fra. Allora io. Cristiano ne ha fatta solo una. Cristiano ne ha fatta solo una. Ok. Aspetta un attimo che lo vede Fra. Fra, per te va bene se va Andrea ancora e ne fa un paio di fila. Adesso il prossimo è Ok. Va bene.